Ciao ragazzi, come avrete capito dal titolo o dalla mia maglia, il tema di questo video sarà Pokémon. Iniziamo subito. Qualche giorno fa, su Facebook avevo trovato un venditore dove ho acquistato questa carta qui. Piplup Full Art con Lucinda. Molto carina, no? Ma ora veniamo al punto focale di questo video, ovvero il manga Pokémon. È uscito il box con i volumi 18 e 19. Riguardante la saga di Platino e quella di Heart Gold e Soul Silver. Tralasciando la prima edizione manga Pokémon, Pokémon è iniziato con la serie Nero e Bianco della JP Manga. Dopo, la J-Pop ha acquistato i diritti e ha incominciato con la serie Rosso, Blu e poi Giallo. E così via, andando sempre avanti. C'era quindi un buco mancava ultimamente, e con questi due volumi, i 18 e 19, si conclude così la catena dei volumi italiani del manga. Quindi, in conclusione, adesso si ha tutta la storia Pokémon, fino a Nero e Bianco. Adesso vi racconto una piccola storia riguardante questo box qui, di oro, argento e cristallo. Non proprio questo, ma una sua copia. Io con i miei amici eravamo andati al Big Comics, a Padova. In quel giorno c'era un torneo Pokémon non ufficiale, dove ho preso parte. E avversario dopo avversario ho scalato la classifica, fino ad arrivare in finale. Solo che in finale c'è stato un problema. Si è frizzato il gioco. Arrivati a questo punto, visto che mi ero già divertito abbastanza, ho chiesto agli organizzatori quale fosse il premio. E loro mi hanno detto che il premio consisteva in un box simile a questo. Allora, visto che io l'avevo già, ovvero questo, gli ho detto, beh, va bene già così, date il premio al mio avversario e la concludiamo qui. Così abbiamo fatto contenti sia lui che io. Visto che ci sono, vi racconto un po' del Big Comics. Di quel giorno a Padova ho molti bei ricordi, ma il ricordo più indelebile, secondo me, è stato il pranzo e le merende. Allora, mi ero portato una teglia e mezza di pizza fatta in casa, dei panini al prosciutto e al salame, degli snack, Kit Kat, succhi di frutta e 6 panini bacon e uova, strabuonissimi. Poi ovviamente c'erano i cosplay e abbiamo fatto amicizia anche con delle idol. E fu in quell'occasione che trovai questa action figure di Nami. Bene, visto che è ancora presto per far concludere questo video, vi parlerò anche di due libri. Il primo è questo, Pokémon 50 epiche battaglie, che mi hanno regalato. Qui ci sono tutte le fantastiche battaglie che si vedono nella serie anime. Ash e Gary, ad esempio, Ash vs Tobia, e così via. Ash, di nuovo Ash e Gary. E poi c'è anche la mia preferita, eccola qua, Ash vs Paul. Questa è la prima, la seconda, e poi l'epico scontro tra Infernape e Electivire. Bene, passiamo al secondo, ovvero l'enciclopedia Pokémon. Questo è un altro bel librone. Anche qui ci sono tante curiosità legate al mondo dell'anime. E poi fanno vedere anche le varie saghe con gli anni. E poi abbiamo Ash con tutti i suoi vestiti, le varie Pokéball, le altezze dei Pokémon rispetto ad Ash, e infine troviamo le bellissime mappe delle regioni. Questo è Kanto, una meraviglia. Io ve li consiglio caldamente questi libri, nonché il manga Pokémon. Bene, così si conclude questo video e vi saluto. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!